Presentato oggi dal Comandante regionale d'Abruzzo, il generale Nunzio Antonio Ferle, e da tutti i comandanti provinciali presso la caserma Tito Giorgi della Guardia di Finanza dell'Aquila, il rapporto annuale e i risultati conseguiti dai reparti della Guardia di Finanza della Regione Abruzzo per l'anno 2010. Al fine di evitare possibili tentativi di infiltrazione mafiosa nella sfera economica e imprenditoriale della città, particolare attenzione è stata rivolta dalle fiamme gialle aquilane alle varie forme di partecipazione nella fase di ricostruzione dell'Aquila e degli altri centri internazionali. Il dato essenziale è che quest'anno abbiamo sostanzialmente concentrato tutte le nostre attività su altri ambiti, ambiti connessi, collegati con l'evento sismico, ambiti che hanno a che fare con la legittimità delle provvidenze pubbliche destinate appunto alla popolazione colpita. Con, con l'esame, il controllo di legittimità e il controllo di legalità in materia di, di partecipazione agli appalti per opere pubbliche, abbiamo in corso una serie di attività di indagini concernenti i, i lavori affidati ai privati. Gioco forza, diciamo, l'azione della Guardia di Finanza quest'anno è, è, è legata a questa, a questa particolare situazione. Fra le altre attività c'è stata quella ricordata dal Comandante Regionale in materia di, di, di illegittima percezione del contributo di autonoma sistemazione. Numerose delle persone che abbiamo segnalato erano oltre 60, un, un numero significativo. Ehm, All'indomani della nostra operazione ha provveduto a restituire le somme. Nell'ambito poi del contrasto agli illeciti economico-finanziari, per i reati di usura e riciclaggio sono state arrestate 9 persone e 32 denunciate all'autorità giudiziaria. Quanto all'azione di contrasto al traffico di stupefacenti, le attività operative hanno consentito la denuncia di 208 persone, di cui 60 in stato di arresto e sono stati sequestrati complessivamente circa 350 kg di droga. Abbiamo accertato oltre mezzo miliardo di euro di elementi sottratti alla tassazione. Sono state effettuate oltre 2.000 verifiche e 11.000 controlli strumentali. È stata importante anche l'azione di contrasto verso i traffici illeciti e soprattutto a contrasto verso quei reati economico-finanziari. E quali ad esempio le truffe eh, verso i fondi eh, strutturali e comunque i fondi comunitari che vengono destinati al benessere della società e soprattutto a incrementare lo sviluppo economico e sociale di un territorio come quello abruzzese di cui ha bisogno sicuramente. Ai sensi poi della legislazione antimafia sono stati effettuati 149 accertamenti patrimoniali, di cui 143 nei confronti di persone fisiche e 6 nei confronti di persone giuridiche che hanno condotto a proposte di sequestri di beni per circa 2,6 milioni di euro. Nel settore della tutela del mercato le fiamme gialle abruzzesi hanno sequestrato oltre 260.000 prodotti contraffatti o pericolosi e denunciato all'autorità giudiziaria 162 persone, di cui 8 tratte in arresto. Rilevante l'opera svolta dalle due stazioni di soccorso alpino che hanno effettuato circa 300 interventi e tratto in salvo 180 vite umane.